A Vezza d'Alba una settimana tutta dedicata ai vini del Roero, con anche la fiera regionale del Tartufo giunta alla 29ª edizione. Dopo 35 anni che vado, togliere dei tartufi come questi è veramente una bella soddisfazione. La pioggia domenica non ha frenato la partecipazione di molti sindaci del Roero e una gran folla di turisti alla 29ª edizione della fiera regionale del Tartufo di Vezza d'Alba. Una fiera caratterizzata anche dal mercatino di Campagna Amica della Coldiretti, dalla mostra dei disegni dei bambini delle scuole, dalla rassegna dei grandi vini del Roero, Arneis, Nebbiolo, Barbera, ma soprattutto dal Tartufo. Dalla fine di novembre inizia il periodo migliore per la ricerca di questo fungo ipogeo, apprezzato in tutto il mondo. Siamo abbastanza soddisfatti, è un'annata abbastanza positiva. L'anno scorso c'era meno tartufi, difatti erano molto più cari, di 100 euro di più a letto. La fiera di Vezza è un po' la conclusione delle manifestazioni albesi dedicate al tartufo, anche se nei paesi i mercati andranno avanti sino a Natale e oltre. Sono 29 anni che il Comune collabora con la Proloco. Fu un richiamo infallibile per turisti, è un richiamo per amatori della nostra cucina, per la gastronomia, e nello stesso tempo è una vetrina per poter presentare tutto quello che di bello abbiamo Vezza.